Quella notte è stata un po' una tragedia, diciamo, che mi sono trovato in mezzo all'acqua senza poter fare niente e sono rimasto 2 ore e mezza attaccato alla mascherina della mia macchina finché non sono arrivati i due angeli che mi hanno salvato. Avevo cercato di portare via mia suocera da casa e portarla al sicuro, mentre lei è voluta rimanere lì a casa. La nostra attenzione è stata attirata da gente che era affacciata alle finestre e ci indicavano appunto il signor Luigi in difficoltà. Quindi abbiamo fermato il nostro mezzo e abbiamo cercato di dargli assistenza. Nel mentre ovviamente le condizioni sono peggiorate, la nostra auto è stata travolta dalla fiumana, ma noi avendo a rimorchio il nostro mezzo, il nostro battello con il quale ci eravamo recati proprio per dare assistenza, siamo riusciti insomma ad utilizzare il battello per dare una mano, trarre in salvo il signor Luigi e poi la situazione è peggiorata e ci siamo ritrovati a navigare per le vie della città con un mezzo prettamente marino, insomma, e anche grazie all'intervento del collega che, diciamo, è specializzato proprio nell'utilizzo di questi mezzi. In quei frangenti cosa avviene, cosa passa per la mente? Bella domanda, passa un po' di tutto e niente, la preparazione è chiaro che ti aiuta. La preparazione in mare, la difficoltà principale era appunto quella di navigare nelle strade cittadine senza sapere i vari detriti, le varie infrastrutture appunto stradali potevano effettivamente recare danni al battello e quindi precludere anche la navigabilità del battello. Per fortuna siamo stati, diciamo, bravi a portare in salvo noi e il mezzo. Sono poi i suoi angeli custodi, diciamo, tutti e tre da quel momento. Sono quattro, ne Sì, manca ne uno qui. manca uno. Erano quattro, sì, ma sono i miei angeli custodi, questi qui, sì.